Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. La sconfitta con il Catania è stata già archiviata, rubricata, adesso si pensa al futuro. Bravo il Palermo ad essersi lasciato alle spalle il KO di Catania, la testa è già alla gara di domenica al Barbera contro la Fiorentina. Chissà qual è stata la reale causa dell'insuccesso del Massimino, ma non importa, nessuno sale sul banco degli imputati. Il giudice Ballardini ha assolto tutti, bene così, si continua, si va avanti. Il Palermo ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica al Barbera contro la Fiorentina. È tornato in sede il georgiano Levan Michelidze, che ieri ha svolto lavoro differenziato, recuperato Fabrizio Miccoli. L'attaccante ieri ha lavorato con il gruppo e ha preso parte pure alla partita e la Ranghi Misti che Davide Ballardini ha fatto svolgere ai suoi. Quindi Miccoli sarà disponibile per la gara contro i Viola. Recuperato anche Succi, differenziato per Ameli e Bresciano, oggi per il Rosnero. Doppia sedute dall'allenamento al tenente onorato. Una sconfitta che fa riflettere. Davide Ballardini, intervenuto in conferenza stampa, cerca di analizzare la gara di domenica al Massimino. Una partita fatta bene per la prima parte, giocata bene, con il solito atteggiamento. Cioè, il Palermo è andato a Catania, il primo tempo ha tenuto il campo, ha tenuto la palla, ha avuto le sue occasioni. Quindi direi il primo tempo il solito Palermo, il secondo tempo, visto la difficoltà dell'uomo in meno, non si è mai sofferto. Noi adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, a fare una grande partita domenica prossima. Il nostro pensiero è già rivolto alla partita che dovremo fare domenica. Sono in vendita da ieri presso le filiali autorizzate della Lottomatica i biglietti d'ingresso allo stadio Barbera per assistere alla partita Palermo-Fiorentina in programma domenica alle 20:30. La vendita proseguirà da giovedì anche presso i botteghini nello stadio in Viale del Fante. Gli orari di vendita allo stadio fino a venerdì saranno dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 19, sabato 25 dalle 9:30 alle 13 e il giorno della partita dalle 9:30 alle 17. Il difensore rossonero Maurice Carrozzieri è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo Giampaolo Tosel. Carrozzieri era stato espulso domenica nel derby contro il Catania. Il centrale rossonero salterà il match di domenica al Barbera contro la Fiorentina. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, aggiunge un pizzico di pepe alla prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Obiettivo Champions League in uno o due anni come la Fiorentina è la nostra volontà. Anzi, vi dirò di più, oggi il Palermo è molto più forte dei Viola. Il presidente torna poi a parlare del rapporto con il suo tecnico. Ballardini ha detto di trovarsi bene qui. Nero certo ha firmato il rinnovo da poco e per un progetto a lunga scadenza che dovrebbe permetterci di crescere insieme. Per tutte le altre notizie, stadionews.it. We'll be right back.